e per la ricapitalizzazione della Banca d'Italia. Il Ministro dell'Economia vi fornirà le linee generali del provvedimento, maggiori dettagli vi verranno forniti nel comunicato del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio aveva detto che il decreto legge sarebbe stato approvato subito dopo il voto di fiducia, cosa che è avvenuta, come loro sanno, stanotte, e quindi oggi si è riunito il Consiglio dei Ministri. L'IMU, l'eliminazione riguarda la seconda rata dell'IMU, prima casa per tutti, riguarda tutti i fabbricati rurali, terreni agricoli per la parte coltivata, però queste cose le dirà meglio il Ministro dell'Economia. Naturalmente viene anche spostata al 10 dicembre la data per i pagamenti degli acconti e comunque per gli adempimenti conseguenti. Sì, dunque, come ha detto il sottosegretario, il governo ha mantenuto l'impegno che aveva assunto di ha mantenuto l'impegno di abolire il pagamento della seconda rata dell'IMU e ha contemporaneamente assunto anche il provvedimento sulla modifica dello statuto della Banca d'Italia e la rivalutazione delle quote di capitale secondo, diciamo, il documento che la Banca d'Italia, coadiuvata dagli esperti, aveva reso pubblico qualche giorno fa e che appunto chiarisce qual è la natura dell'operazione in questione. Brevemente, ripeto, siccome i dettagli del decreto sono ancora in fase di finalizzazione, saranno poi spiegati meglio nel decreto, posso dire appunto che l'importo della rata dell'IMU, che è di, complessivamente di 2 miliardi e 150 milioni, compresi, diciamo, gli immobili strumentali agricoli, viene coperta essenzialmente con misure a carico del sistema bancario, in particolare per una quota un terzo viene coperta con anticipi sulle imposizioni sul risparmio amministrato e per due terzi con un aumento di anticipi sull'IRAS e l'IRAP che saranno poi sono anticipi a fronte di un aumento dell'aliquota IRPEF e IRAS per il 2014. Quindi c'è un anticipo immediato a valere su un'imposta che per un anno soltanto graverà sulle banche. Quindi questa è la soluzione che è stata adottata dal governo e che complessivamente è una soluzione che si inquadra in una serie di misure che sono state prese con riguardo al sistema bancario già nella legge di stabilità, il nuovo metodo di calcolo delle perdite su crediti e la misura che riguarda il capitale della Banca d'Italia, che serve essenzialmente a migliorare la patrimonializzazione delle banche e perché consente le nuove quote rivalutate della Banca d'Italia di essere incluse nel patrimonio di vigilanza delle banche stesse ai valori rivalutati correnti, mentre invece prima, essendoci una situazione di valutazioni individuali da parte delle singole banche, queste quote non erano incluse nel patrimonio di vigilanza per nessun importo e quindi da questo punto di vista è un provvedimento che le banche gradiscono perché accresce la loro patrimonializzazione nella fase in cui si approssimano
questi stress test appunto sulla adeguatezza del capitale delle banche, sulla loro capacità di fronteggiare rischi di perdite e altre evenienze negative, era importante che già a fronte del capitale, del patrimonio di vigilanza del 2013, le banche potessero contare su questo fronte. Ora, diciamo, quindi non c'è nessun collegamento diretto tra l'operazione, diciamo, di copertura del rinvio della rata dell'IMU, perché questa viene coperta anzi con una imposizione accresciuta sulle banche, una tantum, perché del resto una tantum è anche l'abolizione della rata dell'IMU, e con un anticipo cospicuo, insomma, la cui percentuale comunque sarà vicina al 130%, che però appunto è accettabile anche dal punto di vista della normativa europea, in quanto appunto collegata ad una imposta la cui natura viene fissata anch'essa adesso. Quindi questo è il complesso delle decisioni che sono state assunte oggi e, ripeto, era un impegno che il Presidente del Consiglio aveva preso e abbiamo voluto assolverlo oggi, anche se siamo appena reduci dal voto sulla legge di stabilità e di tutti il maxi emendamento, quindi c'è stato un lavorio molto, molto intenso in questi giorni e quindi diciamo i dettagli ve li daremo soltanto un po' più tardi nel corso della giornata. Sì, grazie. Sono Figliolini dell'agenzia di stampa AgraPress. Per quanto riguarda terreni agricoli e fabbricati rurali, è stata trovata una soluzione? Se sì, quale? Sì, ma guardi, la soluzione è che diciamo per quanto riguarda gli immobili strumentali, questi verranno. Cioè l'IMU sugli immobili strumentali non verrà pagata. C'è poi una misura che stiamo appunto determinando di azzeramento del coefficiente di rivalutazione dei redditi domenicali per gli imprenditori agricoli professionali, che appunto verrà anch'essa coperta con questa manovra sulle aliquote, e c'è un impegno a affrontare diciamo il problema da un punto di vista più strutturale nell'ambito della legge di stabilità per il 2014. Quindi anche nella legge di stabilità verranno riviste queste. Dicevo, anche nella legge di stabilità si pensa ad un ulteriore intervento per evitare la tassazione sugli immobili agricoli. Beh, per quanto riguarda il 2013, questo è quello che ho detto è quello che sarà, quindi c'è un importo di circa 100 e dispari milioni che verrà coperto nel 2013 attraverso il conteggio la modifica degli anticipi di cui dicevo prima. Poi c'è l'impegno adesso in sede di discussione alla Camera della legge di stabilità di vedere quali sono le caratteristiche di una riforma strutturale, insomma questo il Ministro delle politiche agricole tiene molto a che si faccia una sistemazione diciamo strutturale di questa cosa, di questo comparto, e insomma c'è un impegno a farlo in questa sede. Prego. Buonasera Ministro, volevo sapere sulla rivalutazione delle quote di Banca Italia. Il governo si attendeva un parere della Banca Centrale Europea, sì. Francoforte si è espressa su questo? Guardi, siamo in contatto con la Banca Centrale Europea e abbiamo diciamo,
L'opinione della consulenza legale è positiva, il parere deve però essere, diciamo, formalmente approvato dal Consiglio dei Governatori, quindi questo richiederà qualche giorno di tempo in più, però il senso di solito, insomma, la proposta quella che conta è quella della consulenza legale della Banca Centrale Europea, poi deve passare per, come dire, una procedura per corrispondenza, diciamo, ai governatori, che prende un po' di tempo, ma insomma, comunque, siccome si tratta di un decreto e quindi che deve essere convertito in legge, se ci sono delle piccole modifiche di carattere formale c'è tutto il tempo per recepirle, però nella sostanza, diciamo, per quanto possono essere le preoccupazioni della Banca Centrale Europea in termini di mantenimento dell'indipendenza della Banca Centrale, eccetera, questo è un passo nella giusta direzione, perché le quote del capitale della Banca d'Italia verranno polverizzate, ma diffuse tra tutto il sistema bancario, non ci sarà più la situazione che, sia pure involontariamente, si era venuta a creare per effetto di fusioni, incorporazioni, per cui due banche avevano una quota di capitale molto, molto rilevante. Adesso con il nuovo statuto ci sarà un limite del 5% al capitale, verrà ampliato il novero delle istituzioni che possono detenere quote di capitale della Banca d'Italia, tra l'altro lasciando anche la porta aperta ad eventuali, diciamo, investitori europei, dal momento che non è possibile limitare solo alle cose italiane. E quindi, voglio dire, si creerà una, quella che viene chiamata in gergo una struttura da public company, in cui nessuno ha il controllo, e che si chiama public nel senso che fornisce un servizio pubblico, c'è un accordo, come dire, tra le banche che sono interessate ad avere un organo di vigilanza che indirettamente ne assevera la solidità, la credibilità e quindi, diciamo, la stabilità. Grazie a voi, buona serata.